Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Falconara Futsal TV, il nostro consueto appuntamento del giovedì sera su TV Marche per raccontarvi le vicende, le emozioni e anche le sensazioni a volte provenienti dai due mondi falconaresi, Falchette e Falchetti, città di Falconara e Dinamis, partendo ovviamente dal gentil sesso e quindi dal CDF, dal città di Falconara, che però dopo tantissimo tempo ci ha regalato un'amarezza, ovvero una sconfitta in regular season sabato nell'anticipo sul campo della Lazio. Le ragazze Massimiliano Neri sono state battute 4-3 dalla Lazio e quindi hanno raccolto appunto il primo KO dopo un anno e mezzo, anzi oltre un anno e mezzo. L'ultima volta era stata, curioso il fato, proprio la Lazio a battere in regular season Sofia Luciani e compagne nel febbraio del 2020, poco prima che arrivasse il lockdown e questo maledetto coronavirus. Ebbene, ora città di Falconara è caduta nuovamente in terra capitolina, 4-3, una sconfitta che ovviamente brucia come tutte le sconfitte, ma che può anche far tesoro per guardare al domani con rinnovati stimoli e anche motivazioni. Ora città di Falconara non è infatti più primo, è secondo a un punto dal Futsal Pescara, l'ex Montesilvano che si è presa la vetta con 10 punti in 4 partite. Città di Falconara è seconda insieme alla Lazio che ha raggiunto le Citizens, Granzette che è stata sconfitta anch'essa e il Bisceglie. Questa è la parte alta della graduatoria, ovviamente andiamo a riproporvi come ogni settimana le immagini di Lazio città di Falconara attraverso gli highlights di Futsal TV. Buonasera a tutti, bentrovati dal Palasport di Fiano Romano, quarta giornata della Serie A di Futsal femminile, in campo la Lazio contro città di Falconara. Si comincia. Allora Marta rigioca il pallone indietro per Di Biase, prende la rincorsa, finge il lancio lungo, poi gioca corto con Marta, buono l'anticipo di Barca al limite, stoppata, non c'è fallo, Marchese, Tati! Miracolo di Tati, a De Biasi battuta, ha fatto un po' di spazio per salire la 99. Pato si ferma sul pressing di Bruninha, poi sbaglia, tocca all'indietro, quel fallo di Saperera su Siclari che manda per Bruninha, palo! Pereira trova lo scarico centrale per Pato, quindi Ferrara finge il lancio in profondità, poi allarga per Isa Pereira. Pato prova ad accelerare, più veloce di Bruninha, va via, Pato! La mette sul secondo palo e fa 1-0 per città di Falconara, segna la brasiliana, gran gol. Viene Isa Pereira, Siclari prova a proteggere il possesso di Mascia che pasticcia Marta e Mascia rimedia con un miracolo. Sistema il pallone sulla linea, poi tocca corto per Mascia, perché lancia in profondità, Marchese trovata, il controllo, Marchese! Il pareggio della Lazio! Segna Sabrina Marchese sul lancio di Mascia, se la perde Tati, controllo e destra sotto al 7, il pareggio della Lazio con Marchese. Di Biase appoggio proprio per Fifosi, propone bassa a Tati, sbaglia Fifosi, riconquista la Lazio, Grieco in porta! Alessia Grieco, la rimonta della Lazio che passa avanti con il bolide di Alessia Grieco, non può nulla di Biase, 2-1 per la Lazio a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Sta per iniziare il secondo tempo di Lazio città di Falconara, sistema la barriera Mascia, discutono Pato e Tati, sembra molto concentrata la numero 99, sembra voler andare lei. Arriva il fischio, Pato! Doppietta per Pato, pareggia città di Falconara, la punizione che passa raso terra, è 2-2. Rimessa laterale per la Lazio, entra Pigneiro al posto di Grieco, Barca proprio per Pigneiro, prova ad accelerare su Luciani, più veloce la portoghese che va via, grande intervento di Luciani, pallone che torna a Pigneiro, torna in vantaggio la Lazio, segna Pigneiro che batte Di Biase, palo gol, 3-2 per la Lazio. E poi trova l'angolino con un bolide, palo gol, non può nulla Di Biase. E 3-2 per la Lazio, tutto da rifare per Falconara, qui Pigneiro indemoniata, riesce a riconquistare su Luciani, tutto regolare, Bruninha, deviazione, gol, segna Bruninha, la deviazione decisiva di Tati, e 4-2 per la Lazio. Fifo, Tati, punta Marchese, Tati la sposta sul mancino, vuole andare in porta Gianni Silva,
e la riapre Falconara. Grandissima palla di Tatti sul secondo palo. Gianni Silva si fa trovare pronta di testa, fa 4-3. 5 secondi al termine. Tatti imbucata per Raffifo, quindi Sapereira sulla destra, mette dentro Gianni Silva, arriva la sirena, vince la Lazio. Una partita importantissima, giocata alla grande dalle ragazze di Mister Chilelli. Queste erano le immagini del KO, quindi contro la Lazio, che si è confermata un'ottima squadra, se possibile ancora di più. Non è bastato il tentativo finale di rimonta col portiere di movimento a Città di Falconara per riprendere la gara, per conquistare un pareggio che avrebbe mantenuto tra l'altro il club di Marco Bramucci al primo posto, ora insieme al Futsal Pescara ex Montesilvano. Comunque, dicevamo, nulla di particolarmente grave, perché può far da lezione, può rialzare anche un po' la tensione questo KO, così piace pensarci in casa città di Falconara. Tutto ciò comunque sia lo stiamo raccontando alla vigilia ovviamente di un nuovo turno, di una nuova giornata, con le Citizens che giocheranno in casa ma anche no. Cosa vuol dire? Vuol dire che giocherà da calendario come squadra locale la formazione di Massimiliano Neri, ma in realtà si giocherà a Salso Maggiore Terme contro il Bisceglie femminile, e parliamo di uno scontro diretto fra due formazioni a quota 9 punti che sarà trasmesso prima volta per il calcio a 5 femminile italiano in diretta su Sky. Calcio d'inizio alle ore 18:15 domenica 21 novembre, partitissima da gustare in diretta Sky per il Città di Falconara. Futsal Pescara che ospiterà invece il Tiki Taka Francavilla, derby abruzzese, anche questa gara molto interessante. Per il Granzette visita l'Italcave Real Statte, che sta provando a risalire la china dopo un avvio di stagione un po' complicato. Questo per quanto riguarda il mondo Citizens, però prima di passare all'universo Dynamis Falconara vogliamo anche rendervi partecipi del fatto che la società Boca Girls, di cui avevamo raccontato nelle puntate scorse, ha trovato campo. L'avevamo già preannunciato anche la settimana scorsa, ma dovevamo darvi informazioni precise e puntuali. Eccole qua, perché proprio qualche ora fa Città di Falconara ha fatto un post che recita: Boca Girls più Città di Falconara. Ci eravamo lasciati con la visita di Città di Falconara sul campo della Boca Girls Civitanova nel tentativo di perorare la causa di questa splendida società attivissima nel mondo giovanile del futsal femminile. Cosa è successo dopo? Ebbene, la Boca Girls ha trovato quel campo al coperto che tanto agognava, l'attenzio struttura di Santa Maria Parente di Via Lotto. Città di Falconara e la Boca Civitanova Marche hanno deciso peraltro di unire le forze per allestire una corposa formazione under 19 con allenamenti in loco proprio a Santa Maria Parente e partite al Palasport Badiali. Su e giù per le Marche con un unico scopo, l'amore viscerale per il futsal. Tra l'altro, ieri pomeriggio si è giocata la prima gara ufficiale di Coppa Italia under 19 al Pala Badiali contro le campionesse in carica del Florida, e quindi insomma una bella riuscita, un bel matrimonio, tante notizie belle in questo post del Città di Falconara insieme alla Boca Girls. CDF che ringrazia il Comune di Civitanova, la Divisione Calcio 5, il Comitato Regionale Marche con lo slogan "Insieme si può, insieme si deve". Questo vi volevamo e dovevamo raccontare. Ora sigletta e poi andiamo a parlare della Dynamis Falconara. Eccoci qua allora all'interno dell'universo maschile di casa Falconara, quindi la Dynamis, che purtroppo dopo 3 vittorie consecutive fra Coppa e campionato è tornata a perdere. Un altro scontro diretto, questa volta in trasferta, sul campo del Montelupone. Ebbene, Carletti e compagni sono andati al tappeto con il punteggio di 6-3. Montelupone che ha agguantato la vetta, il primo posto, assieme al P73 che è tornato alla vittoria, quindi loro due viaggiano a braccetto al primo posto, ma è cortissima la classifica ad alta quota del massimo campionato regionale di calcio a 5. C'è il Cus Macerata terzo a 18, Real San Giorgio 17, Iesi è salita a 16, si è presa il quinto posto, è scivolata fuori leggermente dai playoff dalla zona blu la Dynamis a quota 15, Cerreto 14 e poi anche le altre insomma non è che siano poi così lontano, lo vedete dalle nostre schermate, dalle nostre videate estrapolate da futsalmarche.it. Un 6-3 in cui non sono bastati i gemelli del gol, corri di Placido, doppietta il primo, gol per il secondo, dalla parte opposta scatenati Marco Cabanelli e Colotto, doppietta
per ciascuno di loro, poi reti di Concetti, di Medi per un Montelupone guidato da Alfredo Macellari, che è scappato più volte nell'arco della partita, nel secondo tempo, anzi nella parte finale del primo tempo e poi nel avvio di ripresa all'allungo decisivo, e quindi vani tentativi di rimonta del quintetto di Michele Pennacchioni. Non è nulla di grave anche questa sconfitta, seppure insomma con una vittoria la Dinamis sarebbe davvero, lo dicevamo in sede di presentazione, candidata a un ruolo importante in questo campionato. Non tramonta quelle ipotesi, ma di sicuro ricorda la Dinamis che c'è sempre da sgomitare, da lottare per guadagnare punti e per cercare anzitutto di restare lontani dalla zona arancione, quella pericolosa, e poi cercare di stare più vicini possibili o dentro quella blu o addirittura l'unica casella verde che regala la promozione diretta in Serie B. Sarebbe davvero un sogno straordinario, un sogno possibile e comunque da coltivare. Ora a testa al prossimo turno, e c'è una partita in cui non bisogna fallire perché c'è un divario in classifica e quindi bisogna assolutamente ritrovare prestazione e tre punti. Domani sera al Pala Badiali contro il Castelbellino alle ore 22, Dinamis contro Castelbellino. Il Castelbellino è penultimo con 7 punti, ma è una squadra ricca di qualità, di talento, di giovani, ben allenata e quindi assolutamente temibile. Non bisogna fallire questo appuntamento, giocando soprattutto insomma con il giusto carattere e la giusta determinazione, oltre alle consuete doti di tecniche di organizzazione tattica per la squadra falconarese. Ripeto, domani sera, ore 22, Dinamis contro Castelbellino. Noi ovviamente, come tutto l'anno, saremo a riprendere il match per poi farvelo vedere attraverso highlights e interviste la settimana prossima, giovedì prossimo, nella prossima puntata di Falconara Futsal TV. Chiudiamo così il capitolo campionato, ma non abbiamo finito in casa Dinamis, perché lo avevamo ricordato più volte nelle puntate scorse, c'è anche un capitolo importantissimo legato alla Coppa Marche. Dopo il successo sofferto 4-2 nella battaglia, potremmo dire, per quanto si era visto in campo con l'Audax Sant'Angelo ormai quasi due settimane fa, una decina di giorni fa, lunedì c'è la gara di ritorno decisiva per stabilire chi va alle finals regionali, alle final eight di Serie C maschile di inizio anno, di gennaio 2022. Due le reti di vantaggio per Carletti e compagni. E l'Audax però a Senigallia vorrà ovviamente cercare e fare di tutto per provare la rimonta e quindi volare lei, staccare lei il pass per le finals, o dentro o fuori. Al termine di questa gara lo sapremo, ovviamente Dinamis Falconara che ce la metterà tutta per prendersi il pass per le finals. Lunedì 22 novembre, ore 22, appuntamento al Pala Panzini di Senigallia per la gara di ritorno. Avete visto anche gli altri accoppiamenti, avete forse intravisto anche i risultati della gara di andata, quindi poi tutto il tabellone nell'arco della settimana prossima, entro mercoledì prossimo, sarà completo con le 8 qualificate, le magnifiche 8 delle finals di Serie C. Ora sì, è davvero tutto con Falconara Futsal TV, però restate sempre con noi qua su TV Marche, perché poi proseguiamo con Italservice, Pesaro TV e con una puntata ricchissima di Calcio 5 M Magazine. A fra poco.